Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo tema, invece che motori termici qui si parla oggi di motori elettrici e batterie. Partiamo col dire che questa, la batteria, è la benzina di un motore elettrico, ma soprattutto partiamo anche col dire qualcosa riguardo a quei numerini che ci sono scritti qua. Tensione e amperaggio. Tensione e amperaggio nel motore elettrico sono un po' come dire cilindrata e cavalli in un motore termico, solo che cilindrata e cavalli siamo abituati a sentirli da 100 anni e siamo tutti abituati ormai. I motori elettrici sono un po' una cosa nuova e non siamo ancora entrati nell'ottica del 7 ampere, 100 volt, 50 volt. Non ci suonano come numeri con un riferimento che conosciamo, quindi cerchiamo di dare un riferimento. Il soffiatore che abbiamo qui a disposizione elettrico è 56 volt, quindi la tensione di alimentazione è 56 volt per qualsiasi batteria che andiamo a montargli. Ebbene sì, perché vi ho già dato un'anticipazione, su questo soffiatore possono essere montate batterie di amperaggio diverso ma tensione uguale. Questo cosa vuol dire? È un po' come dire in un motore a benzina, devi metterci la benzina, non il gasolio, quindi sempre 56 volt, ma puoi decidere quanto è grande il serbatoio. Puoi mettere la batteria da 2,5 ampere e che sarebbe il serbatoio piccolo, o la batteria da 12 ampere che sarebbe il serbatoio grande. Questa decisione ovviamente impatta tantissimo sul peso, ancor più che sulla benzina, perché nella benzina un serbatoio grande il doppio lo sentiamo poco, una batteria grande il doppio vi assicuro che la sentiamo tanto, quindi deve essere una scelta ponderata. Però intanto abbiamo capito chi sono i due elementi in gioco e vi direte, ma a che potenza equivale? Va bene, arriviamo anche a questo. Questa batteria qua, 56 volt, 7,5 ampere ora, equivale a circa 1,9 cavalli. Adesso vi suona un po' di più, né? E se la batteria è il serbatoio della benzina, il motore elettrico è puro l'equivalente del DL manovella nel motore termico, però ovviamente è completamente diverso. Quello che voglio spiegarvi non è come è fatto un motore elettrico o come si differenzia dal motore termico, voglio concentrarmi su quelli che sono le differenze che provoca l'utilizzo di un motore elettrico e di un motore termico, con tutti i suoi pregi ma anche con tutti i suoi difetti. E dov'è il motore elettrico? Cioè, se guardo un soffiatore a benzina mi aspetto un motore, vabbè, grosso così, con la sua ventola e il tubo di mandata. Ma qui dov'è? La batteria, la pulsantiera, il tubo e la ventola. Il motore elettrico è quel coso lì. Le vedete le bobine di rame? Ecco, quelli sono gli avvolgimenti del motore elettrico che fanno girare la ventola del soffiatore. Praticamente un motore elettrico da 1,9 cavalli è microscopico rispetto a un motore a benzina, ma non per modo di dire, è microscopico. Difatti, se non c'è la batteria, il peso del motore elettrico in sé, con la sua ventola, è minimo. Ma quali sono i vantaggi e gli svantaggi di un motore elettrico piuttosto che termico applicati a un soffiatore? Partiamo dalle vibrazioni. In qualsiasi motore termico, in particolare sul soffiatore che abbiamo sia il motore che il tubo in mano, le vibrazioni sono sempre tanto percepite. Ma perché vi sto parlando di questo? Perché in un motore termico e quindi in un soffiatore a benzina le vibrazioni ce le abbiamo sempre, ma proprio di concetto, nel senso che il motore termico per produrre la rotazione della ventola deve partire da un movimento alternato del pistone. Il movimento alternato del pistone è una fonte di vibrazioni insieme poi a tutta la catena dell'albero motore. Questo cosa comporta? Comporta che ci sono sì i sistemi per smorzare le vibrazioni, ormai ci sono in tutti gli strumenti e hanno fatto salti da gigante, ma il motore elettrico proprio come concetto di motore non ha masse eccentriche, tant'è vero che abbiamo visto che il motore si trova qui dentro e oltre ad avere una dimensione molto ridotta si sviluppa simmetricamente, o meglio circonferenzialmente, intorno al suo asse, con delle masse bilanciate intorno al suo asse. Questo comporta che io questa massa, che è composta dalle bobine e dalla ventola, se la metto in rotazione a 500 giri, a 1000 giri o a 10.000 giri, se è ben bilanciata non provoca nessuna vibrazione e di concetto è molto facile bilanciarla. Ma veniamo alla chicca preferita da Elena, l'avviamento, perché vi sarete già accorti. Abbiamo tolto tutta quella che è la fase di accensione, quindi non c'è da avviare un motore che stia acceso al minimo. È spento quando non ci serve, è acceso quando ci serve, ogni volta, non esiste lo stare fermo al minimo. Questo è un pregio enorme dal punto di vista della difficoltà di utilizzo, perché molto spesso c'è il mancato avviamento, c'è chi ha più difficoltà ad avviarlo, eccetera, eccetera, eccetera. Cose che conoscete già tutti se arrivate da strumenti a benzina. Questo è veramente, penso, il maggior pregio di tutti, secondo me. Quello che abbiamo qui è un acceleratore proporzionale.
come nel caso del motore a combustione, in questo caso facciamo girare più veloce la ventola modificando quello che è la fornitura di tensione e amperaggio da parte della batteria, mentre in un motore termico andiamo a dargli più aria e più benzina, ma il concetto è lo stesso: alla fine più aria più benzina o più tensione più corrente andiamo a dargli più potenza, quindi più giri della ventola, quindi più velocità dell'aria in uscita dal tubo del soffiatore. Una particolarità di questo utensile è il fatto che ha un tasto che viene denominato turbo dal produttore, che è un po', diciamo, a rispecchiare quello che è il turbo nei motori a combustione. È un qualcosa che aumenta la potenza solo per un determinato range. In questo caso il range lo decidiamo noi, nel senso possiamo premerlo quando vogliamo e ci consente di raggiungere le prestazioni massime, porta il motore al massimo della sua potenza e quindi anche dell'assorbimento di energia della batteria. E veniamo a un paragone pratico. Questa batteria, che come vi ho anticipato è 56 volt con 7,5 ampere e al punto di vista di prestazioni massime è equiparabile al nostro soffiatore a combustione. Il nostro soffiatore a combustione ci durava un'ora di utilizzo con un litro di benzina. Questo nella modalità turbo, che è, diciamo, dal punto di vista delle prestazioni la casistica nella quale è equiparabile, ci dura 22 minuti. Quindi dura circa un terzo con una batteria. Se ne abbiamo un pacchetto è sufficiente sostituirla e si riparte subito. Ovviamente sto parlando, lo ripeto, nella casistica di potenza massima. Nelle altre casistiche la durata della stessa batteria praticamente si triplica, durando circa un'ora. E se vi dico ventilatore centrifugo e ventilatore assiale, vi dice qualcosa? Vi ho detto praticamente i due tipi di ventilatori che equipaggiano il soffiatore a scoppio o il soffiatore elettrico. Il soffiatore elettrico, come vedete, è un silurotto tutto dritto. Questo perché, date le piccole dimensioni del motore, è possibile inserirlo in un ventilatore assiale, che praticamente è costituito da delle pale e al centro il motore elettrico. Queste pale sono già nel tubo di soffiaggio praticamente. Mentre il ventilatore centrifugo, a differenza del motore assiale, è una ventola che aspira l'aria dal centro, la spara all'esterno della circonferenza e viene convogliata nel tubo. Difatti tutti i ventilatori a scoppio prendono la forma di una chiocciola. Questo che vantaggi e svantaggi ha? Parlando sempre di un soffiatore portato a mano, avendo una chiocciola che aspira dall'interno e soffia sull'esterno, da uno dei due lati del soffiatore avremo un punto di aspirazione. Quindi se teniamo il soffiatore dal lato dell'aspirazione, ostruiamo parzialmente quella che è l'aspirazione dell'aria, pregiudicando il funzionamento. Se lo teniamo dalla parte opposta, avremo lo scarico del motore termico e quindi avremo la marmitta che è molto calda e dobbiamo stare attenti a non scottare. Da questo punto di vista il motore elettrico ci offre il vantaggio che, essendo montato in linea con il tubo, l'aspirazione rimane in centro, quindi da qualsiasi delle due parti lo mettiamo non c'è mai il rischio di ostruire anche, diciamo, parzialmente quella che è l'aspirazione, perché ne copriamo, se va bene, il 10% se ce lo portiamo contro. Il modello di soffiatore che vi abbiamo fatto vedere durante questo video è della Ego ed è il modello LB7650E, che è quello con la portata di aria maggiore di tutti, di 1300 metri cubi all'ora. Se dovete acquistare un soffiatore elettrico, i prodotti della Ego li trovate online o dai rivenditori specializzati. Spero che il video sia risultato interessante. Se anche tu hai avuto esperienze con soffiatori elettrici, faccelo sapere qui nei commenti se hai trovato altri vantaggi o altri svantaggi o altre peculiarità di questi strumenti rispetto a quelli a benzina. Ricordati di scriverli qui sotto, che saranno utili a noi ma anche a tutti gli altri utenti che leggono i commenti. Io vi saluto qui e vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per essere sempre aggiornati sui nostri nuovi video. Ciao e alla prossima!